Buongiorno ragazzi, sono sveglio da 15 minuti Com'è meglio la luce? Eh, forse così Ed è successo una cosa di inaccettabile Sono rimasto scioccato Già ieri sera eh, avevo provato a fare una cosa Che mi aveva, diciamo, rovinato il morale La bella giornata me l'ha rovinata per andare a dormire Però solitamente... Si conferma la mattina, comunque anche questa mattina la cosa è, è grave, ragazzi, la cosa è grave e quindi adesso vi faccio vedere. Questo è il mio peso, ragazzi, 82 kg.9. Vedete, non sono nudo, sono in mutande e maglietta, 82. ieri era 83,7, ieri sera prima di dormire. Quindi questa cosa qua non va per niente bene e quindi ho una notizia per voi. Eccomi di nuovo qua, mi sono ripreso dagli 83 kg di shock di questa mattina, erano 83,7 ieri sera e 82 abbondanti oggi. Eh, come vedete sono in macchina, volevo registrare all'aperto, però come sempre in questa zona c'è vento. Infatti, non so se avete visto il video di quando ho attraversato il Texas, nell'ultima parte ci sono oltre i pozzi di petrolio anche tantissime pale eoliche. Qui in questa zona c'è il secondo parco di, in grandezza al mondo dopo quello che c'è in Cina, quindi ci sono centinaia e centinaia di, di pale eoliche e continuano a installare pale eoliche. Mi sembra che fanno coprono il 3 o 4% del fabbisogno di energia elettrica negli Stati Uniti con l'eolico texano che abbiamo qua comunque torniamo a noi il video è per, video è per lanciarvi una sfida nei prossimi 7 giorni io mi metto a dieta e l'obiettivo è di scendere sotto gli 80 kg però se c'è qualcuno che vuole fare questa sfida con me in 7 giorni deve perdere più peso possibile quindi nel commento del, di questo video può mettere il, il peso iniziale e la data e nel video che farò la settimana prossima quando io vi mostrerò di nuovo la bilancia col mio peso sperando di aver perso e non di, di aver preso eh, voi scriverete il vostro eh, peso visto che io ovviamente inizierò prima di voi perché ho già iniziato quando il video uscirà la gara è valida fino al 30 ottobre, quindi accetto pesi fino al 30 ottobre. Vediamo se c'è qualcuno che riuscirà a battermi. Io, eh, oltre a stare attento al mangiare, cercherò anche di fare un po' di attività fisica. Visto che <coughs> negli ultimi mesi eh, sono stato un po' pigro e sedentario. Il clima, diciamo, di Houston non aiuta a fare attività fisiche in estate, perché. Oltre al caldo, c'è un'umidità assurda, dagli 80% in su, sempre. Quindi, appena esci di casa, senza muoverti, sudi. Quindi, diventa una veramente. fare qualcosa all'esterno diventa veramente una. una cosa che. ti distrugge. Anche, ho, ho smesso anche di giocare a golf per due mesi perché andavo a giocare e non vedevo l'ora di finire. Non, non era una. Non era più un divertimento, ma era una sofferenza. Quindi, eh, noi faremo questa dieta. Anzi, io farò questa dieta e chi vuole partecipare, e in questi sette giorni, l'obiettivo è andare sotto gli 80 kg. Allora, mi, mi è entrata una chiamata, mi ha stoppato il video. Faccio video col telefono, quindi. Allora, eh, stavo dicendo che in questi sette giorni io mangerò prevalentemente frutta e verdura ovviamente gli metterò qualche proteina e cercherò di fare un po' di attività fisica circa 10.000 passi al giorno minimo nel weekend sarà facile perché vado a giocare a golf e camminerò e poi domenica andrò in un parco qui a fare una passeggiata quindi farò oltre che farò quasi 20.000 passi passi il problema sarà in settimana che dovrò impegnarmi dopo lavoro andare a fare qualche cosa tra l'altro quindi in questa settimana che viene non si mangeranno schifezze americane quindi niente hamburger niente salse niente dolci niente gelato l'unico zucchero che mi concederò è quello della mattina del caffè latte perché il caffè latte amaro non mi piace quindi una puntina di zucchero la mattina e dopo dieta salutare che di eh, farò vedere nel video quindi nel prossimo video più o meno farò un video di l'idea di fare di circa 8 minuti 9 minuti di video il prossimo e dedicare tipo 60 secondi per ogni giorno iniziando come dicevo io inizio oggi la, la dieta vediamo se c'è qualche coraggioso che accetta la sfida io lancio il guanto Prendetelo. Vediamo se c'è qualcuno che vuole accettare questa sfida. Dopodiché eh, tutti insieme decideremo il premio. Anzi, lo decido io il premio. Però ve lo dico solo nel prossimo video. Anche perché non lo so, devo ancora pensarlo. Potrei regalarvi mh, chi vince. Eh, magari poi vinco io. Però facciamo due gare a parte. Facciamo una totale dove praticamente siete invitati tutti. E una solo per voi. Quella solo per voi, chi vince gli do una jars, un vasetto di burro di arachidi. Voi potete scegliere la formula con zucchero, senza zucchero, con lo, con lo, lo stabilizer, con lo stabilizer, non so neanche come si dice in italiano. Quindi in poche parole potete scegliere se è naturale, è biologico o potete già anche. Potete scegliere la formula che volete, io ve la faccio e facciamo una bel, un bel vasetto da 2 kg, ecco qua. Oppure potremmo fare, vi regalo, per chi vince, tanto burro d'arachidi quanto peso perdete. Faccio un bel secchiello, quindi se qualcuno perde, ad esempio, 4 kg e mezzo, io gli regalo 4 kg e mezzo di burro d'arachidi con gli ingredienti che il vincitore vuole. Mi sembra un deal che non fa una piega. Vero burro d'arachidi americano. Ovviamente la io metto il burro d'arachidi, voi mettete la spedizione perché non so quanto può spe costare spedire 4 kg di burro d'arachidi da, da qui all'Italia. Oppure aspettate gennaio quando vengo fatto viaggio dell'aereo. Vengo in vacanza il eh, 16 gennaio, arrivo in Italia no, aspettate, ve lo porto quando, a gennaio quando arrivo in Italia, vi porto il burro d'arachidi Anche questa potrebbe essere un'opzione. Quindi, per concludere, eh, la sfida è aperta. Quanti chili si perdono in sette giorni? Chi ne perde di più vince. Chi... Vediamo se qualcuno vuole partecipare. Come dicevo, la gara è aperta fino al 30 ottobre, visto che voi comunque vedete il video in ritardo, perché ovviamente io registro e dopo faccio un piccolo montaggio lo, lo metto quindi passa qualche giorno quindi un abbraccio a tutti buona dieta a tutti e visto che voi vedete il video eh, sabato o domenica probabilmente potete iniziare la, la, la dieta lunedì come si dice sempre no? Eh, iniziamo quindi dieta per tutti un abbraccio e alla prossima adesso faccio anch'io come Tanti youtuber, la mano davanti alla telecamera. Voglio provare anch'io questa ebbrezza. Ok, un abbraccio da Plainview, Texas. Passo e chiudo.